La rucola, nota anche come ruchetta o rughetta, è una pianta erbacea che appartiene alla famiglia delle crucifere, originaria dell'area mediterranea e già conosciuta dagli antichi romani che la utilizzavano in cucina per le sue virtù aromatiche, ma anche per la preparazione di pozioni. Plinio il Vecchio trattò ampiamente gli effetti e benefici della rucola come agente anestetizzante e afrodisiaco. Esistono due tipi di rucola, quella coltivata e quella selvatica. Le piante sono simili ma differiscono per sapore, colore e foglie. La rucola selvatica è una pianta perenne, ha un sapore più forte, le foglie sono allungate e frastagliate mentre i fiori sono di un colore giallo intenso. La rucola coltivata è una pianta annuale, ha un sapore meno intenso e presenta fiori di colore bianco e foglie più larghe e arrotondate in cima. Sono diverse le azioni benefiche per la salute legate al consumo di rucola. Previene il cancro grazie alla buona quantità di antiossidanti presenti, quali il beta-carotene, la vitamina C e la zeaxantina, ma anche i flavonoidi. La rucola ha la proprietà di stimolare la produzione dei succhi gastrici, quindi favorisce la digestione. Per questo motivo è un ottimo rimedio per chi soffre di cattiva digestione. Il calcio contenuto nella rucola può aiutare a rinforzare la struttura delle unghie e delle ossa. Inoltre, la vitamina K svolge un'azione protettiva dell'apparato osseo. L'alto contenuto di acqua e di minerali e la presenza di fibre conferiscono alla rucola proprietà disintossicanti, risultando quindi un aiuto per espellere tossine e sostanze dannose da fegato e reni. Se assunta come infuso, la rucola ha infine proprietà rilassanti ed è consigliata per favorire il buon sonno. Fa parte infatti di alcune tisane della sera.